Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi vediamo come fare a prendere e completare le mini sfide, vedere per credere e vedere per credere due. Siamo al villaggio Finterra, alla scuola di Finterra, a destra della mappa. Parliamo con Simon. La quest si può attivare solamente la mattina quando ci sono i bimbi a scuola. Ciao Simon. Bene bene, buongiorno. Peccato che il tempo non sia dei migliori. Il tema di oggi è la storia di Rule al tempo della calamità. Studiare la storia significa imparare da chi è venuto prima di noi. È fondamentale che i bambini conoscano gli eventi del passato in modo tale che possano costruire un futuro migliore. Prego, accomodati in classe. E adesso iniziamo una lezione di storia. La storia di Rule è sempre andata di pari passo con quella della calamità. Non esagero. La calamità ha minacciato la pace di queste terre innumerevoli volte in passato. Fino a quando, secondo me, questo è fin da quando 10.000 anni fa fu sigillata dall'eroe che brandisce la spada che esorcizza il male e dalla sacra principessa. Ma non è una leggenda. Forse con il passare del tempo storia e leggenda si sono mescolate. Quando parli di eventi di 10.000 anni fa è difficile seguire. Non hai immagini o documenti che raffigurano la calamità di 10.000 anni fa? Guardate come ride quello. Questa non è una leggenda, è un avvenimento realmente accaduto e fa parte della nostra storia. Non ci siamo. Se continuo così, dovrò mostrargli del materiale sulla calamità di 10.000 anni fa. Altrimenti non mi crederanno mai. Mi dispiace, Link. Dopo tutta la strada che hai fatto per arrivare fin qui, avrei fatto meglio a prendere impresso il paravento della calamità a casa di Lady Impa. La sua dimora si trova al villaggio Calbrico, nelle terre di Necruda, a nord-ovest di qui. È piuttosto lontano, e io non posso permettermi di assentarmi tanto a lungo per andare a prenderlo. Se potessi mostrare ai bambini un'immagine dettagliata del paravento della calamità, sono sicuro che mi crederebbero subito e il problema sarebbe risolto. Oh, giusto. Adesso la capovillaggio è cambiata. Immagino non sia più la casa di Lady Impa, bensì la casa di Lady Paia. Ragazzi, adesso dobbiamo andare a fare un po' di giri, quindi facciamo una cosa. Mettiamo un teletrasporto esattamente qua. Sicuramente. E ci vediamo fra un secondo al villaggio Calbrico. Siamo al villaggio Calbrico. Qui a destra della mappa, esattamente a casa di Paia, che è questa qui grossa. Entriamo. Andiamo al primo piano. E qui dovremmo trovare il paravento che ci descriveva Simon. Vediamo un attimo. Sì, esattamente qui, come entrate sulla destra. Facciamo una fotografia, deve uscire il punto esclamativo, paravento della calamità. Ok. Detto tutto ciò, ragazzi, adesso facciamo una cosa. Visto che ci darà anche la quest Vedere per credere 2, noi ci vediamo tra un secondo al villaggio da capo. Ragazzi, siamo al villaggio da capo, nelle terre di Akala, vicino alla spirale qui. E qui possiamo comprare delle essenze di mostro, che ci serviranno dopo. Compriamole tutte, ragazzi, assolutamente. Perfetto. Prossimo passaggio, invece, andiamo nella città di Goron. Fra un secondo. Siamo alla città di Goron. Qui trovate l'Emporio. La città di Goron si trova nelle terre di Oldin. E possiamo comprare delle spezie Goron. Compriamo sempre tutte e tre. Va benissimo. Ok. Adesso possiamo riteletrasportarci da Simon. Il problema è che la scuola inizia solamente di mattina, quindi facciamo una cosa. Ci riposiamo fino al mattino qui. Così ci dovremmo risvegliare verso intorno alle 5, qualcosa del genere. Esatto. E non dobbiamo aspettare tanto. Ragazzi, noi ci vediamo quando inizia la scuola al villaggio Finterra, perché da qualche parte qui abbiamo messo il teletrasporto. Ragazzi, siamo tornati al villaggio Finterra e le lezioni iniziano ufficialmente alle 9. Prima la quest non si può consegnare. Vedete, sono le 9 e Simon si mette all'opera. Andiamo a parlare. In questa lezione parleremo di nuovo della calamità, ma prima facciamo un piccolo ripasso. Maestro, hai le prove che sia successo davvero? Non è che col passare del tempo storia e leggenda si sono mescolate. Ma come fai a sapere cosa è successo 10.000 anni fa? Però maestro, hai delle immagini o dei libri che mostrano la calamità di 10.000 anni fa? Per portare a termine la lezione devo mostrare ai bambini il paravento della calamità. Abbiamo l'immagine, Simon. Guarda, siamo venuti preparati. Ma questo è il paravento che raffigura la calamità. Bambini, guardate, abbiamo ricevuto del materiale di grande valore relativo alla calamità.
Wow, eccezionale! Incredibile, allora era tutto vero. Adesso che l'ho visto, credo di aver capito la storia. Questa era la prova che mi serviva. Maestro, raccontaci come va a finire la storia della calamità. Ma certo. Ragazzi, vi metto i capitoli sotto, così se volete vedere la quest successiva la pigliate sotto. Link, non so come ringraziarti. La storia della calamità potrebbe essere un po' lunga, ma ti andrebbe di restare ancora un po' con noi. La calamità si è battuta più volte sulle terre di Rule. Tuttavia, 10.000 anni fa, fu combattuta con colossi sacri creati dagli Sheikah grazie alle loro tecnologie avanzate e guidati da campioni straordinari. E così, la calamità fu sconfitta dall'eroe ancestrale, armato della spada che esorcizza il male e dalla principessa, che saremo poi noi, l'eroe che esorcizza il male e non la principessa. In seguito, per molti anni, la pace ha regnato su Hyrule, ma quando ormai era stata dimenticata da tutti, la calamità apparve di nuovo. Forza, maestro, non lasciarci sulle spine. Quando è successa questa storia? Circa 100 anni fa, ebbe tutto inizio quando un oracolo profetizzò il ritorno della calamità. Memore del passato, la famiglia reale riattivò i colossi sacri, selezionando valorosi guerrieri come loro piloti. Scelti tra Rito, Goron, Zoro e Legerudo, tali individui erano noti come campioni. Al gruppo si unirono l'eroe con la spada che esorcizza il mare e la sacra principessa. Tutti insieme scesero in campo, come già accaduto nel lontano passato. Questa volta, però, affrontare la calamità si rivelò ancora più difficile. Cos'è successo? Purtroppo la sacra principessa non riuscì a risvegliare il potere che si celava dentro di lei. Nel frattempo la calamità prese il controllo dei colossi sacri e coloro che avrebbero dovuto pilotarli caddero. Inoltre l'eroe con la spada che esorcizza il male fu ferito e cadde in un sonno di 100 anni. Ma quando tutto sembrava ormai volgere al peggio, la principessa riuscì a risvegliare il suo sacro potere. Durante quei 100 anni dedicò tutta la sua vita all'oneroso compito di tenere sigillata la calamità. È tutto chiaro finora? Molto bene, infine, l'eroe con la spada che esorcizza il male si svegliò dal suo sonno, guarendolo dalle sue ferite. Con l'aiuto di vari alleati, tra cui i discendenti dei campioni, riuscì a riprendere il controllo dei colossi sacri. E finalmente riuscì a fermare la calamità, mentre la principessa la sigillò di nuovo con il suo potere. Scusate, mi emoziono sempre quando arrivo a questo punto. Beh, ad ogni modo così finisce la nostra storia. E adesso noi siamo qui, e anche Rule è qui. Grazie alle gesta dei nostri antenati, sono loro ad averci protetto. Anch'io voglio diventare bravo e forte, così potrò proteggere tutti. Bravi bambini, è stata una lezione meravigliosa. Non ho parole, sono molto felice e fiero di voi. È stato tutto merito tuo, Link. Voglio ringraziarti di nuovo per averci mostrato un'immagine del paravento. Oh, giusto, ti prego, accetta questo regalo e per ringraziarti di avermi aiutato con la lezione. Riso di Rule. Ok. In questo periodo ci sono nuove verdure e si coltiva meno riso, però io adoro quello che puoi trovare in questo villaggio. Se ti va, prova ad assaggiarlo, Link. A proposito, la mia prossima lezione è incentrata sull'economia domestica e stavo pensando di parlare di piatti a base di riso di Rule e basta. Ragazzi, questa è vedere per credere. Adesso riparliamo un'altra volta con Simon. Beh, buongiorno a te. Grazie per quel che hai fatto. Di solito i bambini si annoiano durante le lezioni di storia. Credo che questa sia la prima volta che li vedo divertirsi tanto. La prossima lezione sarà economia domestica. Se la trovi interessante, sei libero di unirti di nuovo a noi. Iniziamo la lezione di economia domestica. La cucina è indispensabile per la nostra sopravvivenza. Saper preparare al meglio ogni ricetta significa avere sotto controllo anche le situazioni più difficili. Perciò adesso vorrei chiedervi: che piatto si ottiene unendo delle spezie Goron al riso di Rule e della carne? Le spezie Goron sono quell'ingrediente piccante che vendono nella città di Goron a nord-est, no? Se si fa con le spezie Goron, allora deve essere curry. E dentro c'è anche la carne, no? Così è troppo facile. La risposta è ovvia, è il curry di selvaggina. Sì, esatto, forse vi ho fatto una domanda troppo semplice. Che ne dite di questa? Unite spezie Goron, riso di Rule e poi dell'essenza di mostro. Cosa ne esce? Come ne mostro? Gli ingredienti mostruosi si usano solo per le pozioni. Sì, se cucini con ingredienti mostruosi viene per forza un pasticcio. Nessuno mangia il curry fatto con ingredienti mostruosi. Vi prego, bambini, calmatevi. Come posso fare? Si può preparare una ricetta unendo essenza di mostro, spezie Goron e riso di Rule. Ma dalle vostre reazioni dubito che mi crederete, a meno che non vi faccia assaggiare questo curry di mostro. Glielo cucinerei volentieri, ma purtroppo non ho dell'essenza di mostro con me. Si può trovare soltanto al villaggio da capo, nelle terre di Akala Nord. Vedere per credere due. Ragazzi, adesso facciamo una cosa. Mettiamoci fuori, perché sennò questi si ingazzano che...
Non è vero, potete farlo anche dentro. Usiamo un super pentolone che non gli utilizziamo mai, infatti ne abbiamo trovati 1 miliardo. E usiamo riso di rule, come ha detto Simon. Poi, le spezie Goron e dell'essenza di mostro, che dovrebbe essere qui. Ta-da! Curry di mostro. Andiamo a farlo vedere ai bimbi. Ora proseguiamo con la nostra lezione di economia domestica. Se unite spezie con un giusto di rule e poi dell'essenza di mostro, cosa ottenete? Il maestro si sta sbagliando di nuovo. Maestro, sei stato tu a dirci che gli ingredienti mostruosi si usano solo per fare le pozioni? Sì, se cucini con ingredienti mostruosi viene per forza un pasticcio. Nessuno mangia il curry fatto con ingredienti mostruosi. Come posso fare? Ma questo aroma di spezie piccanti. Eccolo qua, Simon. Anche quest'altro è pronto. Ma è dell'autentico curry di mostro. Bambini, guardate, questo è del curry fatto usando l'essenza di mostro. Ha un colore strano, ma è meglio di quanto sembri. Ma che se lo mangiano? Hai ragione, e non puzza nemmeno di mostro. Quindi se raccogli l'essenza di mostri puoi usare anche le ricette. Delizioso! Sefaro. Vedete, bambini, gli ingredienti mostruosi si usano soltanto nelle pozioni. A parte l'essenza di mostro, che si può usare anche nelle ricette. Sono così felice che lo abbiate imparato. Ti ringrazio tantissimo, la lezione di oggi è stata molto istruttiva, questa esperienza li ha fatti crescere. Link, sei davvero un insegnante fantastico. Non sono bravo con la storia, ma è divertente studiarla con te, maestro. E il curry era ottimo. Per me, tu eri già un insegnante. Maestro Link, voglio imparare tante cose da te. Ormai sei un insegnante a tutti gli effetti, anche secondo gli alunni. Sappi che il campo della scuola è a tua disposizione. Ragazzi, questo qui ci sblocca un'altra mini sfida che vi metto in descrizione e la vedremo naturalmente in un altro tutorial. Sarebbe quello sotto al cortile della scuola. Non si può coltivare proprio tutto, ma tu prova a sperimentare. Se vuoi maggiori informazioni, parla con Ume, la trovi al campo. Nella prossima lezione pensavo di interrogare sugli argomenti toccati finora. Naturalmente sei il benvenuto se vuoi unirti a noi. Ragazzi, questa è la mia sfida a vedere perché delle due. Se il video vi è piaciuto o vi è stato di aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao!